Bene, siamo qui a Roma Congresso Nazionale ANP, abbiamo Cristina Costarelli, responsabile di ANP Lazio. Buongiorno Costarelli, parliamo di orientamento che quest'anno ha assunto una veste importante, sono stati nominati diverse decine di migliaia di orientatori, docenti tutor, possiamo, quasi terminato l'anno scolastico, possiamo fare un po' il punto della situazione. Sì, le linee guida per l'orientamento sono state pubblicate nel dicembre 2022 e hanno introdotto nella scuola importanti innovazioni. Va detto che sono state un momento, una innovazione positiva, perché hanno messo a sistema tutto ciò che riguarda la questione orientamento, che nella scuola già era in atto e che finalmente ha trovato uno spazio anche nel piano dell'offerta formativa ben definito. Le misure più rilevanti sono state appunto l'istituzione, la definizione delle figure dei tutor e degli orientatori, che quest'anno hanno messo in atto appunto le proprie azioni individualizzate rispetto agli studenti, e quindi dal punto di vista didattico si è aperto uno spazio per le competenze, per l'individualizzazione, con ovviamente delle criticità ancora irrisolte, come ci sono sempre quando c'è una novità così importante che riguarda sia delle figure, i tutor che sono figure di sistema, sia delle misure didattiche. Costarelli, si era più volte detto, anche il Ministro lo ha confermato nel corso di quest'anno, che i docenti tutor si sarebbero, come dire, allargati anche al biennio iniziale delle superiori e soprattutto a fine ciclo scolastico di secondaria, appunto, di primo ciclo, proprio perché quelli risultano gli anni più difficili e più a rischio abbandono. Però ancora ad oggi non abbiamo nessun tipo di riscontro e quindi, insomma, forse siamo un po' in ritardo. Allora, le linee guida infatti indicano la presenza di tutor sia nella scuola media che nel biennio delle superiori. Ad oggi non ci sono notizie su queste figure, ma noi vogliamo immaginare che nel piano ministeriale sia previsto a breve di avere indicazioni su questo, sia per la formazione dei nuovi tutor, sia per nuovi tutor delle scuole superiori, sia per la messa in moto di questo meccanismo come indicato nelle linee guida. Va aggiunto che il discorso sull'orientamento non comporta solo la novità dei tutor, ma anche dei moduli di 30 ore per l'orientamento, e questi già da quest'anno riguardano sia la scuola media che tutto il ciclo, i 5 anni della scuola superiore, e anche su questo c'è stata, diciamo, un importante lavoro didattico che ovviamente dovrà ancora andare a migliorare. Costarelli, voi in prospettiva, perché il piano è triennale, cosa sperate, cosa auspicate per quanto riguarda appunto poi ai prossimi 2 anni per migliorare l'orientamento anche in chiave di recupero di studenti? Non dimentichiamo che uno degli obiettivi principali, forse il più importante, legato ai fondi del PNRR è anche e soprattutto ridurre la percentuale di abbandono scolastico, oggi attorno al 13-14%, ecco, avvicinarci a quel 10% che è la media dell'Unione Europea sarebbe molto importante. Sì, giustissimo, tra l'altro le linee guida nelle premesse fanno proprio riferimento agli obiettivi rispetto ai tassi di abbandono e di dispersione, ed è fondamentale la chiave dell'orientamento, perché fare un buon orientamento, sostenere gli studenti fin da giovani, fin dalle classi anche di scuola primaria possiamo dire, a scoprire le proprie potenzialità e di conseguenza qual è la strada migliore per il proprio futuro, significa dare una risposta concreta proprio la riduzione dei forti tassi di dispersione e di abbandono. Bene, grazie Cristina Costarelli, ANP Lazio.